oggi vedremo insieme come realizzare un praticissimo e simpaticissimo porcasacchetti da cucina. È un porcasacchetti molto pratico, può essere una volta sporco, può lavare all'infinito. L'apertura superiore ci consentirà di mettere al suo interno i nostri sacchetti da cucina, che noi infileremo nella parte superiore e che poi una volta pieno li sfileremo nella parte inferiore, praticamente nell'apertura dell'elastico. Con questo progetto vediamo insieme un po' di tecniche, quindi come cucire un elastico, come cucire lo sbiego, come applicare un'applicazione in stoffa, l'imbocchitura, la chiusura e la realizzazione del nastrino per poterlo appendere. Ma ora vediamo subito insieme che cosa ci serve. Ora vediamo innanzitutto che cosa ci serve per realizzare il nostro porcasacchetti da cucina. Ci servirà un ritaglio di stoffa 40 x 50 cm, altri due ritagli di stoffa che ci serviranno per realizzare la tasca di chiusura del nostro porcasacchetti da 17 x 19,5 cm. Dello sbiego fantasia, ovviamente che riprenda il colore della nostra stoffa principale. E poi un elastico per misurare la lunghezza e l'ampiezza dell'elastico, dato che noi lo cuciremo in tensione. Fate questa prova qui, lo posizionate all'inizio del bordo del vostro ritaglio di stoffa e deve comunque arrivare alla fine dell'altro lato, quindi è meglio se è in eccesso, così avete più manovra nel momento in cui andrete a cucire, ma mi raccomando non deve arrivare qui. Ma ora vediamo subito insieme come procedere. La prima cosa da fare è prendere il nostro ritaglio di stoffa 40 x 50 cm e piegarlo in due nella parte più lunga, facendo combaciare bene i lati e puntarlo con degli spilli. Mi raccomando, dritto contro dritto. Perfetto, una volta che avete bloccato la vostra stoffa con degli spilli, mi raccomando, gli spilli devono essere posizionati veramente a margine, a pochi millimetri dalla fine del bordo praticamente. Una volta quindi che l'avete bloccato con degli spilli, lo apriamo facendo in modo che la parte che noi abbiamo chiuso con gli spilli sia posizionata esattamente in centro. Per verificare mettete il lavoro in vista, quindi cercate di guardare la parte di chiusura con gli spilli e cercate di far combaciare esattamente la parte centrale. Per calcolare questo aiutatevi anche con un metro e posizionate in centro. Una volta che avete calcolato il centro e siete sicuro, premete un po' la scopa in modo tale che prenda un po' la forma e non si sposta nel momento in cui l'andrete a girare, e giriamo il lavoro e mettiamolo dalla parte del rovescio, ma dalla parte dove non c'è nessun tipo di apertura. Ora qui calcoliamo delle misure. Vi consiglio sempre, prima di calcolare le misure e procedere al taglio della stoffa, di verificare sempre in centro. Sul cartamodello troverete le misure proprio anche del centro, però non si sa mai che magari durante il taglio avete sbagliato magari di qualche centimetro, non vi preoccupate. L'importante è che a questo punto calcolate il centro e lo segnate. Quindi cosa faremo? Nella parte quindi superiore della nostra fascia, perché questa qui è la parte superiore dove noi realizzeremo la tasca di inserimento dei sacchetti, la parte inferiore invece per ora non la tocchiamo. Quindi a questo punto cosa faremo? Calcoliamo insieme il centro e me lo segno con un puntino. Nella parte laterale calcolo invece 4 centimetri. Calcolo 4 centimetri e faccio una tacchetta. Faccio la stessa cosa sull'altro lato e faccio un segno. Nella parte centrale invece vado giù di 8 centimetri. 8 centimetri mi creerà un'apertura di questo tipo. Io non sono, se volete potete andare anche un po' più giù, quindi questa apertura anziché farla di 8 centimetri, se la volete un po' più larga potete andare giù anche di 9-10 centimetri. Io da un lato un po' lo sconsiglio, perché quando il porcasacchetti è molto pieno questa parte praticamente farà uscire i sacchetti, quindi è anche un po' una misura strategica, cioè il progetto è stato studiato proprio per il suo utilizzo poi futuro. Quindi io vi consiglio 8 centimetri, ma poi voi volendo potete scendere un po' di più. Io calcolo i miei 8 centimetri
e segno con un altro punto. Una volta che noi abbiamo realizzato i nostri 3 punti, quindi 4 centimetri, 4 centimetri, dal centro scendo giù per 8 centimetri, non farò altro che unire i miei puntini. Quindi mi aiuto con un righello e unisco i miei 4 centimetri agli 8 centimetri e poi nuovamente il 4 al mio segno degli 8 centimetri. A questo punto, dato che qui noi andremo a tagliare la stoffa e dopo andremo a rifinire il lavoro con dello spiego, come abbiamo già spiegato per l'utilizzo dello spiego, il fatto che ci sia un arrotondamento ci facilita il lavoro. Quindi proprio a mano libera, non deve essere qualcosa di perfetto, cerchiamo di creare, anziché qui un angolo, una curva. In questo modo, proprio a mano libera, non deve essere super precisa. Quindi creiamo una curva. A questo punto andiamo a tagliare questa parte qui, che abbiamo realizzato, solo dalla parte superiore. In questo modo. Tagliamo a filo, così. Andiamo giù, seguiamo la nostra curva. Mi raccomando, fate attenzione di non prendere la stoffa sottostante e continuo per fino all'altro angolo. A questo punto taglio e otterrete questo tipo di apertura, che dopo sarà praticamente la nostra tasca di inserimento dei sacchetti. Una volta che abbiamo tagliato quindi la parte superiore, giriamo il nostro lavoro, togliamo pure i nostri spilli perfetto e riapriamo il lavoro. Praticamente abbiamo ottenuto un lavoro di questo tipo. Ok, a questo punto dobbiamo iniziare a rifinire il nostro lavoro con lo sbieco. Quindi prenderemo il nostro sbiego in tinta, in questo caso è lilla, che mi riprende la fantasia della stoffa, e inserirò lo sbiego nella parte inferiore, quindi tutta questa parte qui e tutta la parte superiore. Lo sbiego lo inserirò da qui, vado giù giù, seguo tutta la linea fino a qui. Non mettete lo sbiego né qui, ma proprio solamente la parte superiore. Altro consiglio, prima di applicare lo sbiego, come vi dicevo anche prima, arrotondiamo gli angoli, che ci facilita il lavoro, anche qui in modo molto grossolano, non è un problema. Arrotondiamo anche in questo caso l'angolo, in modo grossolano. Andiamo ad applicare lo sbiego. Perfetto, una volta che abbiamo applicato lo sbiego sia nella parte superiore sia nella parte inferiore, non faremo altro che rigirare il nostro lavoro, quindi nella parte retro della stoffa, la parte più brutta della stoffa, e a questo punto andiamo a segnare una linea guida che ci aiuterà per la cucitura del nostro elastico. Come faremo? Calcoliamo semplicemente 8 cm dal margine inferiore, proprio con un righello o con un metro, calcoliamo 8 cm, segniamo 8 cm, 8 cm, poi segniamo il tutto con una linea. Questo ci aiuterà ad avere una guida e poi qui, proprio sormontando la linea, noi andremo a cucire il nostro elastico in tensione. Quindi vi consiglio, diamo un qualche punto di chiusura all'inizio dell'elastico, quindi un punto avanti e indietro in modo tale che lo blocchiamo bene, e poi cuciamolo in tensione lungo tutta questa linea, per quella che l'abbiamo segnata, perché questo ci farà da guida e per noi sarà molto più semplice fare il lavoro. Eccoci alla macchina da cucire, ora vedremo insieme come cucire l'elastico. Allora, l'elastico va cucito in tensione, quindi una volta che l'ago della vostra macchina da cucire è giù e una volta che avete realizzato 2 o 3 punti di chiusura, quindi facendo avanti e indietro con il piedino, voi girate l'elastico in questo modo proprio al massimo e iniziate a cucire. Vi farà ovviamente, dovete un po' aiutare anche la stoffa, accompagnate sempre un po' la stoffa, perché ovviamente la macchina da cucire farà un po' di fatica. Quindi procedete, vi fermate ogni tanto, vi accertate che è in tensione e tirate.
un lavoro anche questo di pazienza, quindi più che sto andando anche piano, perché poi scucire l'elastico sarà un po' più complesso. Vi fermate e fate un po' di punti indietro. In questo modo siete sicuri di aver bloccato il filo. E a questo punto avete realizzato la vostra ricciatura. Perfetta. Perfetto, una volta che abbiamo creato la nostra arricciatura del portasacchetti nella parte inferiore, quindi che abbiamo cucito il nostro elastico, non faremo altro che andare ad applicare l'altra cucitura, ovvero pieghiamo il nostro lavoro dritto contro dritto, accertandoci, mi raccomando, di far combaciare tutti i lati, quindi lato inferiore, tutto il lato laterale e il lato superiore. Praticamente le nostre curve, queste qui, devono poter coincidere perfettamente. Segniamo, blocchiamo il nostro lavoro con degli spilli e poi andiamo a cucire. Piccolo consiglio: se avete magari utilizzato un elastico che non ha molto gioco, oppure non avete cucito correttamente l'elastico, quindi non avete una bella ricciatura come questa, non vi preoccupate. Un trucchetto per rendere questa parte un po' più chiusa, quindi che si arricci e vi consiglia comunque di non avere una apertura troppo larga, che i sacchetti poi cadono da soli, non fare che altro che cucire in questo modo. Praticamente voi cosa farete? Allora, appoggiate il vostro bel lavoro, voi cucirete tutta questa parte qui. Quando arrivate più o meno a questo punto, anziché cucire proprio a margine di un centimetro, qui cosa farete? Fate tipo una specie di diagonale, scringete un po' di più, quindi arrivate più o meno qui a 2 centimetri circa, quindi anziché, ripeto, cucire a margine a un centimetro come tutto il lato, a questo punto voi stringete un po' di più, fate proprio una diagonale e poi qui vi allargate nuovamente. In questo modo voi, cucendo qui di più, praticamente andate a ristringere l'apertura. Ora passiamo alla macchina da cucire. Ora che abbiamo cucito tutto il margine, praticamente abbiamo ottenuto e realizzato il nostro portasacchetti, cosa faremo? Andremo ad aprire la cucitura in questo modo e l'andremo a stirare. Questo è il risultato della nostra cucitura, praticamente aperta e stirata. Ok, una volta che abbiamo fatto anche questo passaggio, andiamo a realizzare la nostra casca di chiusura. Rigiriamo intanto il lavoro così ce lo vediamo, ce lo gustiamo, cominciamo a vedere insomma che sta prendendo forma. Molto carino. Poi comunque lo schiereremo così sarà più preciso. Ora andiamo a realizzare la nostra casca di chiusura, praticamente l'apertura questa qui, la nostra casca. Allora, adesso vi faccio sempre vedere la tecnica con lo sbiego, con l'applicazione in stoffa. Voi potete decidere se utilizzate magari una scoffa molto bella con della fantasia, ovviamente tutti questi passaggi con l'applicazione in scoffa ovviamente la saltate. Quindi io vi faccio vedere nel complesso come si fa, poi ovviamente spazio alla vostra fantasia. Vediamo subito cosa ci serve. Piccolo consiglio: se non amate questo tipo di apertura, potete, se avete la taglia e cuci, effettuare quindi la cucitura con la taglia e cuci, altrimenti potete anche utilizzare la forbice a zig zag in modo tale da rifinire in modo migliore magari anche questo tipo di apertura. Per realizzare la nostra casca di chiusura prendiamo i nostri due rettangoli da 19,5 x 17 cm, non faremo altro che metterle dritto contro dritto ed andare a cucire tutta la parte superiore del nostro rettangolo, cioè la parte da 19,5 cm. Quindi facciamo combaciare bene, mi raccomando, i due bordi delle stoffe, mi raccomando sempre dritto contro dritto, e andiamo a cucire tutta la parte superiore. Una volta che avete realizzato la vostra cucitura sul lato superiore a circa mezzo centimetro dal margine sul lato più lungo, quindi da 19,5 cm, ora andiamo ad aprire il nostro lavoro in questo modo, lo posizioneremo sul nostro tavolo di lavoro ed andremo ad applicare le nostre applicazioni in stoffa, tenendo sempre presente
i margini poi di cucicura, non solo i margini di cucicura, ma tutto il margine, i crelacchi del nostro rettangolo che poi andremo a rifinire con dello svego. Quindi cerco di posizionare il mio gufetto, in questo caso il mio gufetto, lo posiziono nella posizione che reputo ideale. Una volta che l'ho posizionato nel modo corretto, non farò altro che andare a cucirle, a cucire l'applicazione. Vi ricordo che per vedere come procedere con l'applicazione in stoffa con l'utilizzo della carta biadesiva, di vedere il video tutorial di riferimento. Se decidete di realizzare le vostre applicazioni in stoffa, mi raccomando, tenete presenti due cose: uno dal margine superiore, di tenere sempre libero circa un 4 centimetri di distanza. Questo perché poi noi andremo a cucire e creare un rinforzo. E poi tenete sempre presente lo svego, quindi lo spazio che voi poi dopo occuperete per la cucitura dello svego. Perfetto, una volta che avete finito di realizzare la vostra applicazione in stoffa, io in questo caso ho utilizzato anche la carta da ricamo, un piccolo consiglio: nel momento in cui andate a ricamare dei piccoli dettagli, fare piccole iniziali o dei nomi, utilizzando i punti da ricamo, utilizzate sempre la carta da ricamo. È una carta che una volta finito il ricamo la potete comunque scrappare, se la mettete in lavatrice comunque non succede nulla ed è molto utile. In questo modo avrete un punto molto più pulito e preciso. Quindi ricorrendo a noi, mettete, piegate il vostro lavoro in questo modo, facendo combaciare quindi il rovescio contro il rovescio, ed andate a rifinire il vostro lavoro con lo svego. Lo svego andrà cucito sui tre lati, quindi i due lati laterali e il lato inferiore. Sempre piccola accortezza, ricordatevi nella parte inferiore, sempre per facilitarvi il lavoro, di andare a smussare gli angoli. In questo modo vi faciliterà il lavoro quando andrete ad applicare lo svego. Come vedete, abbiamo cucito lo svego lungo tutto il contorno, ad eccezione del lato superiore, che tanto adesso noi andremo a cucire. E questo è il risultato ed è molto professionale. Come vedete, anch'io per facilitarmi il lavoro ho realizzato delle curve anziché l'angolo retto. A questo punto creiamo il nostro nastrino di chiusura, diciamo quello che ci serve poi per appendere il nostro portasacchetti. Non faremo altro che cucire un nastrino di svego di circa 15 cm e mezzo, piegarlo poi in questo modo. Piegarlo in questo modo e dare una cucitura qui. Lo stiriamo un po' in modo tale che rimanga ben posizionato e dopo lo andremo ad applicare in questa posizione, ma lo vedremo dopo. Ora realizziamo il nastrino. Una volta che abbiamo anche realizzato il nostro gancio, poi per poter appendere il nostro portasacchetti, non faremo altro che posizionarlo nella parte centrale facendo uscire circa un mezzo centimetro circa. A questo punto dobbiamo ovviamente cucire la nostra casca al nostro portasacchetti, quindi prenderemo il nostro portasacchetti. Prima di procedere a questo passaggio, consiglio: accertatevi che la vostra cucitura sia posizionata centralmente, quindi nella parte centrale del vostro portasacchetti, piuttosto che fermate il vostro lavoro passando con il ferro da stiro. In questo modo sarete sicure che nel momento in cui andate a cucire la stoffa non vi si sposti. Quindi prendiamo la nostra casca, posizioneremo sopra il nostro portasacchetti in questo modo, accertandoci di due cose: far combaciare la parte finale del nostro portasacchetti, quindi il bordo superiore al bordo superiore della casca, in questo modo. Poi dobbiamo tenere in considerazione che il nostro gancino, per poterlo appendere, deve essere posizionato nella parte centrale, quindi in corrispondenza della nostra cucitura, e soprattutto che la casca vada a coprire i miei due lati del portasacchetti. Una volta che avete verificato queste caratteristiche, questi elementi da tenere in considerazione, puntate il lavoro, andate a bloccarlo con degli spilli e andiamo a cucire tutta la parte superiore, tenendo come linea di riferimento la fine dello svego. Praticamente andremo a cucire proprio finito lo svego in questo punto qui, quindi da questa parte, quindi da inizio, e andiamo a cucire praticamente fino alla fine qua, sempre tenendo in considerazione la fine dello svego. Perfetto, ora che abbiamo fatto la cucitura,
praticamente in questo modo, come vedete, ok? Non si rinota neanche, ma cucito proprio sotto lo sbiego, subito sotto lo sbiego, ok? Quindi cucito fin qua, fino in fondo qua. Ora cosa faremo? Allora, prima di tagliare la parte in eccesso, ci andiamo ad accertare che l'abbiamo cucito nel modo giusto, perfetto, e nel modo giusto perché poi diventerà così il nostro portasacchetti. Quindi cosa farò? Andrò a tagliare gli angoli che non mi servono più. Vado a tagliare qua che non mi serve e vado a tagliare anche qua. Ok? Mi raccomando, quando fate i punti all'indietro, dato che certe parti poi le tagliamo, quando fate i punti all'indietro di inizio e chiusura, dato che, ripeto, andiamo a tagliare gli angoli, fatele diversi, avanti e indietro, vedete che io ne ho fatti diversi, proprio anche a inizio sbiego, così quando poi voi rigirerete il lavoro, siete sicuri, insomma, che non vi salcano i punti. Ecco, questo è molto importante. Se volete potete anche smussare anche un po' qui, quindi se volete per non creare troppo ingombro posso anche andare a tagliare questa parte qui superiore un po', non eccessivamente, quindi senza paura non vi preoccupate, perché tanto poi questa sarà la parte interna che nessuno vedrà. In questo modo se voi tagliate un po' avrete un po' meno ingombro. Una volta fatto ciò rigiriamo il nostro lavoro in questo modo, pieghiamo bene in questo modo qui e adesso andiamo a fare una bella passacca con il ferro da schiro che ci blocca il nostro lavoro e poi andiamo a cucire la parte superiore per rinforzare il nostro portasacchetti. Ok, una volta che avete schierato la vostra casca, in questo modo vi consentirà di controllare che il lavoro sia preciso e quindi che le cucicure siano perfette, siano belle e resistenti. Una volta che avete verificato ciò, non faremo altro che realizzare quella che sarà la nostra, il nostro bordo di rinforzo. Quindi calcoliamo un 3 centimetri dal bordo superiore, circa un 3 centimetri, e lo segniamo con un puntino. Un 3 centimetri lo segniamo con il puntino ed un 3 centimetri e lo segniamo con un puntino. A questo punto uniamo i nostri puntini in modo tale che abbiamo una guida da seguire ed andiamo a cucire il tutto con un punto dritto a macchina. Una volta che avete realizzato la vostra cucitura a 3 centimetri dal lato superiore e lungo tutta la linea che avete segnato prima, potete già chiudere un lato. Come vedete, io ho già proceduto alla cucitura di un lato, quindi l'ho già chiuso. Non facendo altro che riprendere la cucitura precedente, praticamente quella dello sbiego, e ci ho cucito sopra. Qui la macchina da cucire farà un po' di fatica perché voi capite che c'è lo sbiego, due scracchi di scoffa, altri due scracchi di scoffa, quindi farà un po' di fatica. Voi spingete un po', aiutate la macchina da cucire e vedrete che ci riuscirete. Mi raccomando, l'altro lato invece lasciatelo aperto perché adesso lo andremo a imbottire. Ora ci servirà un po' di ovacca di riempimento e inizieremo a riempire praticamente il nostro passante che abbiamo appena realizzato. Aiutatevi con una pinzetta e non facciamo altro che inserirla e spingerla praticamente fino in fondo. A questo punto mi raccomando, aiutatevi con un bastoncino di legno, una matita abbastanza lunga, con qualcosa che vi aiuta ad arrivare fino alla fine. Mi raccomando, spingete sempre bene ad arrivare bene fino alla cucitura. Prendete la crovatta. Le aiutate con una pinzetta anche quelle per le ciglia, le sopracciglia, e poi lo spingete fino in fondo. Proseguite così fino alla fine. Quando arrivate alla fine, mi raccomando, non riempite proprio a margine, rimanete più indietro che vi faccio vedere poi come chiudere. Ora che abbiamo finito di imbottire tutta la parte superiore,
Mi raccomando, imbocchichela bene, deve essere abbastanza duro. Come vedete, non ho rimpicco esattamente fino alla fine. Perché? Perché devo avere questa parte abbastanza libera, come vedete, è abbastanza libera, per facilitarmi la cucitura poi sotto la macchina da cucire, sotto il piedino. Perché se io avessi rimpicco fino alla fine, poi farei molta fatica a cucire a macchina. Quindi cosa farò? Lascerò quest'ultima parte abbastanza vuota, quindi che ci sia abbastanza gioco. Dopodiché andrò alla macchina da cucire e applicherò una cucitura a punto dritto esattamente in corrispondenza della cucitura dello spiego. Una volta realizzata quindi la seconda cucitura di chiusura, come vedete ormai sono andata a chiudere anche l'altra apertura. È completamente chiusa, infatti se notate non si nota neanche, quasi si perde, lo sappiamo solo noi, il nostro piccolo segreto. Ok, a questo punto il lavoro è quasi finito, mi mancano solamente i piedini del gufetto. Ho aspettato ad incollarli e cucirli perché non ero sicura del bordo dello spiego. Quindi mi raccomando, quando siete un po' insicuri piuttosto per questi piccoli particolari, cucicili anche dopo. Si vedrà un po' nel retro, ma non sarà niente di eccessivo. Ovviamente se si vede il retro di tutta l'applicazione, ecco, magari lì magari pensate bene, mi raccomando, fatelo sempre prima e non dopo che avete messo anche la scofa di retro. Praticamente il nostro progetto, dopodiché, è quasi terminato. Ora che ho cucito anche le zampette del mio cuffetto, il nostro porta sacchetti da cucina è pronto.